Signora Ministra, il suo Ministero più degli altri forse ha la necessità di andare sul campo per quantificare le necessità della gente e quello che li fa proprio questo. Sì, assolutamente sì, anche venendo qua in Puglia volevo toccare con mano i territori, perché spesso le differenze non sono solo tra la gestione di una regione o un'altra, ma da provincia a provincia, da comune a comune, e le necessità cambiano, anche l'ordine delle priorità, e mi piaceva conoscere quello di cui parlo ogni giorno. Per quanto riguarda le strutture e l'erogazione dei servizi, c'è veramente un divario tra nord e sud? Lei lo percepisce questo? Ma allora, sicuramente c'è un divario anche qua nell'organizzazione del sistema di erogazione delle unità d'offerta. Nella qualità dei servizi io trovo che anche al sud ci siano realtà stupende come questa che assolutamente vanno anche valorizzate. Certo serve forse avere maggior riscontro anche nella parte istituzionale, soprattutto regionale, che ha la contezza di quante sono le strutture, di come funzionano e di come organizzare la rete. Questo è importante. Lei ha lavorato 21 anni, se non sbaglio, con i disabili. Cosa le hanno insegnato? Beh, sicuramente devo dire che tante volte quando mi incontro con le famiglie, con gli operatori, con il mondo dei ragazzi, ho la sensazione di parlare la stessa lingua, e questo veramente mi ha aiutato tanto. Che cosa mi chiedono in genere i genitori o gli operatori del settore? Per la maggior parte riscontro sul dopo di noi, sul riconoscimento dei caregiver e ultimamente tantissimo l'inclusione lavorativa, perché c'è la preoccupazione di cosa succederà a questi ragazzi finita la scuola. Io credo che dobbiamo costruire insieme un percorso che sia solido proprio per valorizzare le competenze caregiver. Le associazioni di volontariato danno tanto ai disabili, quanto lo Stato dà alle associazioni? Potrebbe dare di più? Non è tanto una questione di Stato, ma una questione di istituzioni. Ad ogni livello istituzionale quello che si può fare di più è lavorare insieme, istituzioni e enti del terzo settore sullo stesso tavolo, non in tavoli separati, ma nello stesso tavolo per coprogrammare e coprogettare insieme. Un'ultima domanda, c'è un risultato che vorremmo ottenere a tutti i costi? Sì, uno su tutti, cambiare la testa e la mente di tante persone, e questo vuol dire di tutte le persone che stiano in politica, nelle istituzioni, nel mondo privato, nelle aziende, i cittadini, tutti. A che punto siamo? Siamo a un buon punto, secondo me questo è il momento di coglierlo, però da sola non lo posso fare.